Eccoci qua, buongiorno a tutti gentili amici, benvenuti, benvenuti alla undicesima puntata della rete. I nostri spettatori sono aumentati di molto la settimana scorsa, di questo siamo molto contenti, e sembra abbiano apprezzato la rapidità del nostro programma. Continueremo così, vero Laura? Molta musica, molti ospiti e i nostri giochi a premi. Il telefono, il numero fortunato è 0769-73962, è già a vostra disposizione, chiamateci subito. Bene, cominciamo col presentarvi il nostro pubblico, amici che ci seguite da casa. Questi giovani sono gli allievi del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Io saluto abbiamo una scaletta, grazie ragazzi, benvenuti. Abbiamo una scaletta molto densa, piena di appuntamenti e di incontri. Avremo un collegamento, ma chiediamola a Patrizia Caselli. Patrizia! Ciao Luciano, ciao a tutti i protagonisti della rete. Durante la nostra trasmissione saranno con noi Sergio Castellitto, lo straordinario interprete, giovane, bravo, di Un cane sciolto, lo sceneggiato televisivo andato in onda qualche tempo fa, pochi giorni fa, con grande successo. Ci sarà Fish, un cantante che i giovani amano molto. Ci sarà Franco Califano con le sue belle canzoni. Ci sarà Giovanni Minori, il responsabile di Mixer, una trasmissione molto seguita di cui si parla molto in questi giorni. E con tutti questi amici nella nostra puntata ci sarà la regina delle telenovelas, Veronica Castro. Cada día la vida es una gran corrida, mas la noche no. Cada día una lucha si no te das la ducha, mala noche no. La mañana está gris, no me siento feliz, mala noche no. Y te ves al espejo y te sientes ya viejo, mala noche no. Y comienza el laboro y te olvidas de todo, mala noche no. Y te crees que hablas siempre con la gente decente, mala noche no. Y te pierdes la estima si no encuentras la rima, mala noche no. Te destruye el estrés y te olvidas del ser, mala noche no. Estrés todo el día, pero mala noche no. Lo ves todo el día, pero mala noche no. Estrés todo el día, pero mala noche no. Lo ves todo el día, pero mala noche no. Día, me destruyes así. Decía Neruda que de día se suda, mala noche no. Respondía Picasso que de día yo paso, mala noche no. Y para esta locura no se encuentra la cura, mala noche no. La moral es fatal, la presión es mortal, mala noche no. Lavar, danzar todo el día, pero mala noche no. Correr, leer, vender todo el día, pero mala noche no. Mentir, fingir, sentir todo el día, pero mala noche no. Temblor, calor, sudor todo el día, pero mala noche no. Me destruyes a ti. Día, debe ser.
sì. Però malla noce, però malla noce, malla noce, no. Però malla noce, malla noce, malla noce, malla noce, però malla noce, malla noce, no. Però malla noce, malla noce, malla noce, malla noce, però malla noce, malla noce, no. Veronica Castro. Eccoci qua. Veronica. Allora, Veronica Castro, la regina delle telenovelas. Grazie. Ogni volta che Veronica viene in Italia, ha preso parte, per me è stato un vero piacere, a volte nelle trasmissioni di qui. Anche per me, davvero, Luciano, grazie, ti ringrazio tanto che ogni volta che vengo in Italia sei sempre lo stesso. Ma amico, insomma, per c'è, me. C'è una ragione vera, perché amici, sono il tuo grande ammiratore. Sono il tuo grande ammiratore. Anch'io, sono, allora, devo dire, ti volevo chiedere questo, Veronica. C'è una grande animazione quando tu stai per arrivare in Italia. Grazie. Qui ci sono delle tue ammiratrici, tante amiche. Sì, sono i club di Veronica Castro, che scrivono lettere, fanno telegrammi. Sì, perché sei sono così amata nel nostro paese? Perché anch'io amo l'Italia, amo gli italiani, amo tutti quanti qua. Quindi è un amore bilaterale. Io penso proprio di sì, davvero, mi sento come in casa e loro mi fanno sentire così. Sono amabile e gentile. La telenovela più famosa, quella che è stata trasmessa anche in Italia, in Italia con il titolo, mi pare, Anche i ricchi piangono, o no? Ecco, sì. Questa è quella più famosa. Più... Sì. Ho questa canzone, ma la noce, che è la canzone di Renzo Arbore, poi, sì, ma Renzo Arbore, è anche la sigla del tuo programma televisivo, sì, Città del Messico. Un programma musicale che abbiamo avuto l'anno scorso e che è andato benissimo, e poi adesso tutti cantano in Messico questa canzone che è molto simpatica. Anche sì, perché poi Malanoce, noi in spagnolo, non cattiva notte. Per nessuno cattiva notte. Una notte allegra, una notte piena di gioia e di allegria. Allora, gentili amici, Veronica Castro è, come dire, a vostra disposizione. Voi che le volete bene, volete farle delle domande, potete chiamare il nostro numero di telefono, che è questo. Ecco, chi vuole intervistare Veronica Castro, chiami 0769 739 960, e Veronica risponderà alle domande che voi farete. Quando? Alle 3:30, poi un'altra canzone, sì, e queste risposte. Io sono qua con te. Grazie per essere venuta, grazie, Veronica Castro, grazie. Alla rete. Veronica Castro, brava, brava, bella e molto, simpatica. Molto simpatica, molto familiare, molto amichevole, davvero un artista molto piacevole. Primo gioco, gentili amici, 5 milioni a vostra disposizione per il nostro primo gioco, che è incentrato, che si riferirà al primo programma caduto nella nostra rete, che è, Laura? Beh, come dire, il successo romantico cinematografiche, televisive, che resistono al tempo, vero? Cos'è questo distintivo? Cosa c'è scritto qui? Club Veronica Castro di Torino. Siete in parecchi qui, non soltanto da Torino siete venuti, ma anche da altre città. Da Catania. Molto bene, allora, ogni promessa è debito, noi le promesse le manteniamo sempre. L'avevamo detto qualche minuto fa, Veronica è ancora qui con noi, ci canterà un'altra bella canzone, vivacissima, molto divertente, e poi risponderà alle nostre domande, perché i nostri centralini sono roventi. Veronica Castro, alla rete! Yo vivo este gran momento. Mirándote a ti, tan
tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristeza yo sentí, partiendo. Tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Y hoy estoy aquí viviendo este gran momento. Estando frente a ti, tantas emociones siento. Me paso la vida, huyendo yo voy, con fe y con amor, optimista yo soy. Yo leo si reí, lo importante es que emociones viví. Castro, ecco, Veronica Castro, brava, simpatica. Sono arrivate decine di telefonate, ora te le parlo. Sì. Laura Lattuada ti guardava un istante fa, ammirava il tuo vestito che è davvero splendido. Grazie. E si domandava, ma come fai, tu sei arrivata da poche ore qui a Roma dal Messico, come fai, sì, a trasportare un vestito? In valigia non può andare, è un problema. La valigia è molto più grande di me. Molto più grande di me. Allora Veronica, ti abbiamo un salottino che è stato rapidamente predisposto, le telefonate continuano ad arrivare, però sono state raccolte alcune, le prime, e poi non so se faremo a tempo a riferirti anche le altre. Allora, Bruna Dall'Asti di Ancona chiede, che domande, c'è differenza tra l'amore della vita e l'amore delle telenovelas? Ma sì, certo, l'amore della vita è un'altra cosa, l'amore della telenovela, l'amore della telenovela puoi cambiare tanti. Nella vita non si trova neanche uno. Ah, non si trova? No, è difficile. Dico, signora Dall'Asti di Ancona, Amalia Pozzati di Trieste chiede, ti piacerebbe girare una telenovela in Italia e con quali attori? Tu conosci gli attori italiani perché hai... A te piacerebbe fare l'attore la telenovela? No, io purtroppo non ho nessuna attitudine, non sono un attore, non sono bravo, ti rovinerei la telenovela. No, escludendo perché? Per ragioni di amicizia, con quali altri attori? Nino Manfredi, per esempio, mi piace moltissimo, una telenovela divertente, mi piacerebbe farla. Come no? Nella De Benedetti di Milano vuole sapere, vivi da sola o con qualcuno? È un po' indiscreta, però il tuo... Vivo con mia mamma e con due uomini, miei figli. Sì, Christian e Michelle. Si chiamano? Christian e Michelle. Cosa fanno? Anche loro sono... Uno si fa allo spettacolo. Sì, uno fa l'attore, cantante, ha 15 anni, Christian, mentre Michelle 8 anni. È piccolissimo. Piccolissimo. Simona Volteni di Milano vuole sapere qual è per Veronica Castro la qualità più importante che deve avere un uomo. La qualità più importante. Ma io penso che la sincerità, non soltanto gli uomini, sino le donne, anche le donne.
la sincerità per tutti, sincerità per tutti, per gli uomini. Sì, sì. Intervieni anche tu nella ideazione di una telenovela di cui sei protagonista, Franco Tagliapietra di Venezia. Sì, anche sì. Tu sei, dici, sì, un poco nella storia e poi nel personaggio che devo interpretare si mette un po' le mani. Scrivi tu i testi, questa è una curiosità che ha Gianna Piazzesi di Porto Gruaro, scrivi tu i testi delle tue canzoni? Alcune canzoni sì, scrivo io. E qual è il testo di cui vai più orgogliosa, che hai scritto con più entusiasmo? Ma scrivo poco dell'amore, scrivo più le canzoni che scherzano, di ritmo, che si balla, come la lambada che è entrata qua, da noi va moltissimo e ho fatto due pezzi. Vanno benissimo. Qui Alda Fiorentino di Roma, questa è l'ultima domanda, credo, vero? Questo pezzo. Ci sono altre cose, lo chiedono a Roberto Gandis. Facciamo a tempo a fare qualche altra. Ecco, allora vediamole. Grazie, grazie a Roberto Gandis. Allora, Leonarda Paci, che abita a Campobello, di Licata Agrigento, perché non ti dedichi completamente al mondo della musica? Beh, lo fai. Mi piacerebbe. Nessuno è indiscreta per qua, no, indiscreta, no, ti hanno chiesto con chi vivi. Dunque, che cosa sta preparando in Messico? Stai preparando una nuova Veda Rega. La mia piccola solitudine, che non so, andrà in onda per ottobre più o meno. Sì. Perché nelle altre telenovela, dice Claudia Magni e ti chiede, sì? Non ci sono attrici belle come te. Ma no, tu sei. Claudia Magni. Ciao, zia, ciao. Non è vero. Allora, come fai ad essere così bella? Cosa pensi degli italiani? Cosa pensi delle mamme italiane? Vuole sapere Giovanna italiane. Cinos di Roma. Io penso che ci assomigliamo abbastanza, perché dopo che ho potuto fare questi personaggi nella telenovela mi sono resa conto, mi scrivono tanto, mi dicono che si assomigliano in questi problemi, che col figlio che l'ha lasciato, che il marito, e penso che ci assomigliamo abbastanza. Sono molto apprensive, sì, apprensive con i figli, sì. Apprese, si preoccupano facilmente di tutto, anche delle piccole cose. Sono le donne forti, no? Che vanno avanti con la famiglia. Veronica, vuole sapere Alda Fiorentino di Roma, rinunceresti a un contratto televisivo favoloso per un grande amore? Un contratto televisivo favoloso per un grande amore. Se è grande, sì, come favoloso il contratto, può darsi, ma se no, no. No, il contratto deve essere... Allora, Veronica Castro, alla rete, grazie Veronica per essere venuta, è stato davvero un piacere. Quando tornerai a trovarci? Noi concludiamo il nostro ciclo a maggio. Il più presto possibile. Bene, grazie per essere venuta. Grazie a te, grazie Veronica tanto, Castro. Un bacione per tutti.